Buonasera amici e amici, e benvenuti a questa nuova puntata di Solo Sono Flor, io sono Lord Kick e questo è XCOM 2 Demolition Squad. Allora, ho fatto un po' di modifiche ai vostri personaggi, ma soprattutto è uscito il nuovo DLC che implementa praticamente, adesso vi faccio vedere cosa, nel progetto che andremo, ecco, guerriglia meccanizzata, i mech praticamente. D'accordo, comandante, le farò sapere appena il progetto avrà dato risultati concreti. Implementano i mech come era nell'altro, però stavolta non è più ad essere smembrato, diciamo, un agente, sono proprio mech fatti finiti, sono completamente robotici e ecco, sono tipo questi, ecco, sono tipo questi qua, tipo simili a questi, o così comunque. E devo dire tanta roba. Allora, poi mi avete detto, ho giudicato i soldati, ho messo il soprannome e China Michael Laviano. Per quanto riguarda i soldati, ragazzi, adesso dovrebbe entrare l'ultimo, che è The War Ita, si chiama, adesso non mi ricordo più, sì, The War Ita, a cui l'avevo già promesso mesi e mesi fa, lui pazientemente l'ha aspettato, visto che manca comunque un solo agente per completare la squadra di Dark Evil, quindi sono in 5, torneranno a 6. Da questo momento basta, nel senso che non posso più fare entrare gente. Cosa cazzo faccio entrare gente quando ci troviamo davanti degli alieni potenti e io ho ancora delle seghe, insomma, perché tenenti sono bassissimi comunque rispetto al capitano maggiore, poi c'è anche colonnello. Quindi cosa, allora, da questo momento nessuno può avere, a parte che ho sempre detto che non facevo di personaggi a nessuno, quindi adesso vi tenete i personaggi, man mano morite, man mano i personaggi moriranno, io assemblerò delle squadre, ma non lo farete voi, sarò io a decidere il capo della squadra e chi mettere in squadra. Quindi da questo momento vi tolgo un po' l'onere di decidere sugli agenti, per ora sì, potete ancora decidere sulle vostre squadre, man mano morite, riassemblo le squadre io a mio piacimento, insomma, perché sennò veramente è un casino per me, non me ne vengo più fuori, perché uno mi dice, ah, adesso non voglio più così, voglio ricambiare il nome del coso, voglio cambiare l'armatura, il colore così, fa... è un casino. Allora, vi faccio vedere solo una cosa, ecco, dei soldati, vi faccio vedere soltanto una cosa che mi avete detto, prendo Spartano, dotazione, scusate, personalizza, ci sono anche dei nuovi capelli, tra l'altro, capelli Avatar, vabbè, capello, niente, facciamo così, casco, cappello. Allora, ecco, avete detto gli ultimi che volete vedere sono questo. Allora, capitano della Advent, lancia Advent, così vi faccio vedere il piano, Oplita, soldato, Avatar e Andromedon. Questi sono gli ultimi arrivati. Cappello militare, non so per quale arcano motivo ce l'ha soltanto. No, mi sa che forse lo possono mettere anche. Vediamo un attimo, scusate, adesso sono. Si sblocca da capitano in su, esatto, sì, si sblocca da capitano, perché se io vado su un tenente, per esempio, personalizzo, casco, cappello, militare, ah no, c'è anche qua, c'è anche i tenenti, no, perché l'altra volta, allora, China, che era quello che voleva, eri te che volevi il cappello alla Leonida, te lo posso mettere il cappellino alla Leonida, tocca sul cappello, ah ecco, non so perché l'altra volta non me l'ha fatto vedere, però sai che quasi quasi io ti lascio questo, è troppo figo, vabbè, fammi sapere te nel caso te lo cambio, nel caso te lo cambio. Quindi vediamo oggi chi morirà, andiamo a scoprire. Colpetto statico, va bene.
L'Advent è ostacolo agli spostamenti del server resistenti di mandorle del server al prossimo aggiornamento del 50. Vabbè. Sono sicuro che i risultati saranno intriganti anche per lei, comandante. Risorsa strategica individuata. Ok, adesso torniamo un attimo a vedere i dati sviluppati da... Salve, comandante. Che visualizza nuova ricerca, non c'è un cazzo, c'è via gli archivi. Codifica... Vabbè, del costante controllo della dottoressa Shen. Sono un tipo paziente. Bravo, furie, leghe aliene. Allora, sì, leghe aliene sì, però io completerei un po' la messa in opera del... Impostazione rotta per l'Indonesia. Troito più 4, 34, se ero quasi a 1000, ma dai. Sono solo nulla, senza lo spirito attivo degli uomini e delle donne. La vendita è un giro di vita contro il reclutamento della resistenza all'età di costi di reclutamento del centro del paese. Un messaggio per lei, comandante. Lo invio ai suoi alloggi. Mi aspettavo molto dalla resistenza sotto la sua guida. E invece... E devo dire che si è superato, comandante. Oh! Risorse CD più 4... 3... penalità evento meno 50. 869. Giuno, quanti dati abbiamo? Vediamo. Gli alieni cercano di sopraffargli XCOM aggiungendo crisalidi aggiunti in ogni missione per un mese. Sti cazzi! Questo no. Ragazzi, questo dobbiamo toglierlo. Progetto Avatar, grande passo. Gli scienziati alieni hanno fatto grandi progressi sul progetto Avatar, raggiungono istantaneamente due blocchi di indicatori del progetto. Anche questo bisognerebbe. Gli alieni intensificano gli sforzi di detenere il contatore della struttura aliena di 2 settimane. Scusate un attimo, quindi dov'è che devo andare a distruggere? Non posso andare direttamente al progetto Avatar a farti un buscio di culo. Luogo sconosciuto. Ma che due palle, non c'è niente da andare a sbragare. Vaffanculo. Tutta serpente, ragazzi. Costruita con le squame leggerissime e resistenti del re delle vipere. Mamma mia. La tuta serpente potenza sensibilmente i riflessi e velocità dei nostri soldati. Anche un sistema con rampino modificato con il gelido veleno del re delle vipere, utilizzabile per estrarre i nemici dai ripari e congelarli sul posto. L'unità di tuta serpente è stata aggiunta all'inventario. Armatura serpente, mi ha tutto a vederla. Scusate, o è da produrre? No, non è da produrre. Ehi, comandante. Ora, eh sì. Sì. Vediamo un po' come funziona. La proviamo su Leonida. Beh, figo. Non ho idea della percentuale di nuovo materiale di questa armatura, né di quanto sia stato tagliato direttamente dalla vipera da Taigan. Non abbiamo effettuato tutti i test, quindi buona fortuna là fuori. Ragazzi, bella e tutto, ma già mi togli uno slot, però la tuta serpente, quindi con l'asciugamano, perché nel caso sudiate vi potete asciugare la fronte. No, rimetto la tuta Warden a Leonida e poi aspetto la tuta quella, la Rage. Beh, chi volesse la tuta serpente me lo dica, che è disponibile nella collezione estate-autunno. Allora, ti riceviamo forte e chiaro. Ok, perfetto. Qua siamo a posto. Beh, io andrei a prendere nuova rotta per l'Avenger. Mi sa che questa puntata sarà tutta l'insegna del vai di qua, prendi di là, vai su, vai giù. Che cazzo devo fare adesso? C'è qualcosa di fuori.
altrimenti. Mercato nero. Vediamo, ecco. Progetto Avatar. Aia, due tacche. Gli alieni continuano a fare progressi in questo progetto Avatar. Sì, dobbiamo fermarli a tutti i costi. Cazzo, se ti ricordi, zio, eravamo arrivati a 9 tacche quasi. Sono scesi a 3, vabbè, adesso 4, ma li riportiamo giù su quei tacchettini. Tutta Rage, cos'è sta? La quasi impenetrabile pelle del Berserker, la regina si rivela un'eccellente tuta in grado di fornire protezione, resistenza e mobilità di altissimo livello. La tuta Rage ha anche un meccanismo in grado di indurre picchi di adrenalina a chi la indossa, permettendo di assaltare i nemici con potenti attacchi in mischia. Un'unità di tuta Rage è stata aggiunta al inventario. Arma pesante sperimentale. Allora, andiamo a vedere subito la Rage com'è. Ehi, comandante. Proviamola sempre a su Leonida. Allora, la tuta dotazione. Abbiamo solo una di queste cose, quindi fate attenzione. Solo perché sembrate dei berserker non vuol dire che dobbiate partire alla carica come loro. Ah, allora praticamente di queste tutte ce n'è solo una, praticamente solo uno. Wow, mamma mia, mamma mia. Più 7, scusate un attimo che guardo una cosa. Più 6, 10, scusa, mentre tutta serpente, mobilità 15 più 1. 15 più 6, più 7. Anche questa da più 7. Rampino morso del freddo, colpisce il bersaglio con il rampino congelandolo sul posto. I bersagli umanoidi possono anche essere estratti da riparo. L'armatura smette di buttare l'armatura rigida, un'armatura pesante che unisce molto terra aggiunta, permette di buttare un'armatura pesante. L'armatura rigida permette che indossi di caricare gli amici infliggere da missile. Questa armatura non permette di mandare nel panico in punto nei bersagli incontrati in combattimento. Mamma mia. Schivate ragazzi, qua acquistate data più 40, qua corazza più 2. Ma allora, diciamo che la tuta Rage è tanta roba, l'armatura Rage. Tanta roba. Se si può modificare il colore, personalizza, vediamo un po', colore primario armatura, ah, si può modificare il colore, allora io la farei questo 94 e questo bianco 94, ah, ecco una roba, i colori cambiano in base, perché prima il 94, vedete, era questo colore, mentre qua è il bianco, sì sì, va bene, direi. Sembra una mucca. No, beh, bella però, bella. Sì, già. Ci sta ragazzi. Bene, quindi la tuta Rage gliel'ho già data a Leonida e chi vuole. Ma io la tuta. Devo dire bella anche la tuta con il serpente. La do soltanto ai capitani in su. Una roba per gente di alto livello. Quindi. Tra voi capitani sceglietevela chi vuole la tuta serpente e fate morra cinese, giocate a morra cinese per vedere chi ce l'avrà. Comunicazione, hola. Direi di avviare impostazione rotta per l'Africa occidentale. Sa che questa mi sembra spettacolare anche noi. Chissà. Fanno partire la tuta adesso. Allora, abbiamo detto che la missione scorsa c'erano i Demolition Derby e adesso tocca agli Spartani. Adesso è il turno degli Spartani, quindi troviamo già la tuta Rage. Beh, allora se sono Spartani
metti dentro anche la quel tipo la tuta serpente. La tuta serpente diciamo che dovrei metterla dentro a ogni missione, nel senso la faccio prendere stesse forze, tipo adesso la Reis la tiene Leonida, la prossima volta per dire tocca gli Ice Demolition, gliela metto a Jack Frost se la vuole, o ad Dark Emperor, o a Francesco Mancuso, o a cazzo non so. E così man mano, cioè ce le passiamo ragazzi, sono uniche, ce le passiamo per le missioni, sono forti. Leonida però è scosso. Ecco qua la squadrettina, ragazzuoli, tutti belli. Allora ho messo la vipera a Griswold, che è il mio vice, e a Leonida la corazza, appunto, la Rage. Tutti gli altri comunque sono ampiamente belli carrozzati, cioè fighissima. Comunque forse è anche più bella la vipera qua dell'altra, di questa Rage qua. Vabbè, dai, avviamo la missione e vediamo un po' come andrà a finire. E vediamo un po' come andrà a finire. Skyria libera lo sbarco. Iniziamo la missione. La Azenta sta trasferendo un VIP a bordo di uno dei suoi veicoli di trasporto. Il portavoce vuole che interveniamo per accertarci che non arrivi a destinazione. Individuate il bersaglio e catturatelo se possibile. Cattura, uccidi il VIP nemico. Eliminate tutte le forze nemiche. Ok, speriamo non ci siano. No, ma quando ci sono i VIP non ci sono i cosi, le tarantoline. Speriamo almeno. Spero, ma non penso ci siano. Cos'è questo scatto qua? Uè. Mena sono 5, posizione bersaglio confermata, è ora di attaccare. Eliminate tutti i contatti nemici. Non dirmi che siamo a tempo, Non dirmi che siamo a tempo. Ci muoviamo nell'ombra. E siamo a tempo. Proprio le missioni che mi piacciono tanto. Allora, scusate un attimo. Il VIP è qui e dov'è che dobbiamo il punto di sbarco di è qua. C'è il piccione, ragazzi. Lui se ne può già andare. Ok. Sti cazzi, dobbiamo andare avanti belli spediti. Tra l'altro, ecco, esatto, neutralizza l'avatar. Mi sono dimenticato di portare e mettere dentro il coso per far uscire l'avatar, il siringone, ma mi dimentico sempre, perché ormai è passato talmente in secondo piano sto cazzo di avatar che però bisogna neutralizzare, perché se c'è il punto esclamativo sennò non riusciamo più ad andare avanti. Quindi giuro che la prossima volta però non lo voglio fare in una partita a tempo. Cioè già abbiamo il tempo stringato, ci manca solo anche di affrontare l'avatar, sì. Sì. Mi avvicino alle coordinate. Questo è l'altro scorto. Un'unità nemica. Una penalità alla volontà, vabbè. Finché è solo la volontà. Moving the designated coordinates. Vediamo un po' se questo lo mettiamo qua. Cosa succede? Questo potrebbe rampino. Vabbè, vediamo dopo le magiche cose delle armature. Cosa possono fare? Chris Kyle. Aspetta un attimo, Chris Kyle. Moving. Cos'è questo? Lancia psionica. Proietta un raggio potentissimo che lancia tutti i personaggi che attraverso questo attacco. Multipli ostacoli, figata. Raggiungo le coordinate. Quanto siamo noi come qua? 4 munizioni. 4 munizioni. 3 munizioni. 3 munizioni. Siamo ben sì. Moving to designated coordinates.
siamo messi proprio al massimo. Affermativo. Ti tengo pronto. Sto di guardia. Scanning. All overwatch. Amore. Affermativo. E se ne vanno, bene. Allora, andiamo avanti abbastanza di... Raggiungo le coordinate. Prepotenza, adesso ci sgameranno. Ok, sì, ragazzi. Andiamo avanti un po' di prepotenza perché... Se no qua veramente non finiamo più. Ci vado subito. Adesso scateno anche l'inferno. Ah, adesso li frego io quei tre pagliacci. Ah, se li frego. Allora, te potresti metterti sul camioncino, che non è proprio una posizione rialzata, ma è semi rialzata, e te potresti metterti qua dietro. Fantastico. Mamma mia, e adesso scatena la potenza, vai, squarcio dal vuoto, scatena la potenza. Porca vacca. E adesso son cazzi vostri. Vediamo se ne controlliamo qualcuno. Mamma mia, dimmi che l'abbiamo controllato mentalmente. Ma andiamo. Ma vieni. Così si fa. Vai, continua con arroganza, disorientato, ale, oh. Disorientamento, mamma mia, la potenza. La potenza, ragazzi. Mamma mia, questo può sparare come se non ci fosse un domani, vai ai codex. Anzi, ma cosa disorientato. Ma va a cagare, va, non lo possiamo usare in questo turno. Vabbè. E vabbè, cazzo vuoi farci. Vediamo se riusciamo almeno a... Io quasi sparerei già col cannone. Farei una roba già... Mamma mia, già potente, bella lì. E la madonna, quanti cazzo sono? Madonna, guardate quanti cazzo di codex ci sono, 20 milioni. No, non mi ha preso sul fianco, figlio di puttana. No, qua è meglio uccidere i codex già. Porca la miseria. Granata acida. Vediamo se riusciamo a prendere dentro tutti. Sì, non me ne frega un cazzo, anche se l'abbiamo sotto controllo, basta che muoia e vaffanculo. Bersagli multipli neutralizzati. Cazzo, al 61 questo riuscirebbe a... Tu che cazzo riesci a fare? Una sega? Porca la puttana. No, allora ti dico... Scusa, bomba glaciale, fin dove la puoi lanciare? Peccato che non la puoi lanciare così. Vabbè. 24
Io ho paura che succeda di tutto e di più perché siamo molto vicini, però me lo aspettavo, cioè non me lo aspettavo che ci fossero così tanti codex. Cazzo. Congelo un nemico, bersaglio, ma... Vaffanculo. Cazzo di. O spariamo al codex. Perché non so se questo qua. Vediamo, dai, 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 ti prego. Ammazzamelo. Grande, grandissimo. Grande Griswold. Dai, è meglio avere due codex in meno che. Implacabile, peccato che è implacabile. Niente, ti muovo qua, che almeno sei più vicino a tutti. Non puoi più fare un cazzo, mi sa. Te non puoi far niente, mi sa che abbiamo finito tutti tu. No, ci sei ancora te, cara. Butta un finto segnale allora, butta un bel finto segnale. Tu sei ancora occultata? Sei ancora occultata, però sai com'è. Se mi butti un finto segnale... è meglio. Forse non si... vediamo un po', forse rimane occulta, in occultamento. No, niente. Ragazzi, il VIP io direi che lo uccidiamo così. No. Spara al GP, bravo. Bravo, se tutti sparano a questo a me va bene. Te? Spara a questo, mi raccomando, bolla su questo, bravo. Bravo, tra l'altro lì sei in una ottima posizione perché ti facciamo un culo. Vai anche nell'acido. Ah, è immune. Cazzo dico. No, non fare il figlio di puttana. Non fare il figlio di puttana. Infatti ha fatto il figlio di puttana. Dio madonnina. Ah! Sapevo che faceva il figlio di puttana. Lo sapevo che faceva il figlio di puttana. Io il problema è che adesso non posso rimanere lì. Andiamo. Mi tocca spostarmi e praticamente un sacco di gente. No, ma adesso mi sposto proprio in modalità che siamo tutti. Beh, scusami te, ma anzi cerchiamo di fare più danno possibile. Arca vacca, il problema è che spara sto figlio di puttana qua che è one shot one kill, mi raccomando. Abbiamo solo splittato, però è messo male, quindi abbiamo 4 avatar. Porca sì, 4 avatar, se no aspettate 4. No, Rui, vado, ti risposto indietro adesso, li metto proprio in modalità ricaricato. E quindi te non puoi fare più una... non sì, puoi fare ancora qualcosa. Tu no. Ma tu sì, cazzo. Ma sei lontano adesso. Col 51 non credo proprio che riuscirai a beccarlo. E invece sì, cazzo! Grande Lucia! Ma vieni! Ma andiamo! Ma andiamo! Ma andiamo! Mamma mia, vi sta bene, segaioli. Maledetti. Io, ragazzi... per non saperne leggere e scrivermi, mi butto avanti perché più. Ho qua il VIP. Menas 1-5, identità del bersaglio confermata. Il bersaglio mi sa che. Ah, lo possiamo segare, ma io prima segherei. Vai, Leonida! Ma no, cazzo! Dai! Ma che cazzo che pippone, Leonida!
Che pippone, potevo mandare il gremlin, sono proprio un cretino. Potevo mandare il gremlin, Dio! Maledetti, 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 maledetti. Siete dei maledetti, siete. Siete dei maledetti, siete. Siete dei maledetti, siete. Maledetti buffoni, cazzarola, mi si fa a sbagliare che ce l'avevi attaccato al culo. Il problema è che la lancia psionica prende dentro anche sto qua. Ma che coglioni, vabbè, ricarica e... Almeno sbraga quello, almeno. Fischia, 13 danni, sti cazzi. Te non puoi fare una sega, bene. Bene, no, no, ma... Cazzo, Leonida, porca puttana. Anche te però, Porca la puttana. Anche te, un 2, 3, 4, 5 e ce la prendiamo in tuo culo. Questi sono. Questi rompono la minchia. Questi rompono veramente la minchia. Sì, ma vorrei teletrasportarmi anch'io, però, Ricordatemi di ringraziare Shen per la corazza. Quello sì, è vero. Buono. E uno è andato. Aia. Vabbè, dai, tutto sommato. Tutto sommato poteva andare anche peggio. Allora, beh, qua sì, guarda. Adesso 100%. Eh sì, 100%. Beh, siamo già qua, ragazzi, ma io con lui quasi quasi. Dai, uccidi il VIP che tanto. Dato il VIP. Avete visto? Mena sono 5, stato confermato. Bersaglio eliminato. Buono, perfetto. Così siamo già qua e non sprechiamo turni per che non ci voglia andare fino là in fondo e tornare indietro con il bagaglio a mano. Non sapete com'è. Dai, a questo punto. Schiva questo! Vado sul sicuro, ragazzi. A questo punto vado sul sicuro. Sì. Così abbiamo distrutto anche il loro lampione di merda. Benissimo. E cioè cosa buona e anche molto giusta. E a questo punto vai. Buona. Tu hai fatto. Tu vammi qua. Non puoi andare nel cazzo di nessuna parte, Lucia, te vammi qua. Via, via, via! Cominciamo a evacuare loro. Faccio i bagagli! Perfetto. Sono arrivati i loro amichetti! Ma che cazzo me ne frega dei loro amichetti? Mena sono 5, rileviamo dei trasporti nemici in arrivo verso la vostra posizione. Mena sono 5, attenzione, dei caccia nemici stanno convergendo in zona. Lo so, ma noi prima che arrivino i caccia nemici, ragazzi, siamo già belli che andati. Sì, sì, è per quello che non volevo andare appunto a riprendermi il... Perché così sono riuscito anche a finire tutta la missione, bella, tranquilla. Oh, là, senza tanto rompimento di balle. Quindi abbiamo fatto una parte... di base e una parte di missione finita, perché sinceramente di splittare il video in due non avevo voglia, quindi è andata più che bene, direi egregiamente. Esca finto segnale il più lontano. Più danni inflitti Leonida, più attacchi Leonida, più lontano Rocco, più sottotiro esca finto segnale, più lontano Rocco Siffredi.
Beh, bella squadrettina. Bene, bene. Torniamo felicemente alla base. E anche per oggi missione completata. Se andiamo avanti così, gli alieni non avranno scampo, comandante. Lui si è rimesso alla grande, ferito superficialmente. Quanto giorno? Un giorno. Però nessuno che è stato promosso. Eccellente, comandante. I suoi sforzi continuano a ispirare la resistenza in tutto il mondo. Vabbè, bene ragazzuoli, direi allora che facciamo così. Le prossime volte mi tolgo la tuta, la Rage, così per chi la vuole gliela do, visto che ce n'è una per solo per ogni soldato, cioè ce n'è una e basta. Le facciamo così, allora poi deciderete voi a chi darla. E i prossimi appunto sono gli Ice Demolition, Capitanato Jack Frost. Quindi niente ragazzuoli, per questa puntata è tutto, spero vi siate divertiti e restate come sempre sintonizzati e a Wanagana.